Io semplicemente vi ringrazio, spero che da questo incontro, perché non lo so, sarà 30 anni che sento parlare di un futuro sportivo in questa città, qualcuno ce l'ha fatto, no, la schermo sicuramente, ma ce ne sono tanti altri, dobbiamo fare in modo di collaborare con lui. Allo sport, alle politiche sociali, quindi sono qui perché comunque ho stretto dal mio punto di vista un buon rapporto, perché mi sono anche divertita con molti di voi e poi ho sentito delle cose, come senza rete, si diceva prima, che veramente è un livello, quando diciamo che attraverso lo sport si possono fare delle cose, si può fare integrazione, si può aiutare le persone e inserire le persone che hanno delle problematiche, effettivamente. Poi io ho fatto a mia volta sport facendo soccer a Castellamonte quando è finito in Serie A un po' di anni fa, e quindi lo sport ci crede, insomma. Poi anche con lui ci siamo divertiti parecchio, insomma, è stata una bella esperienza. Adesso, nel senso che parlavamo del Pistoni come esempio di struttura comunale comunque di eccellenza, perché è stato strutturato qualche anno fa e quindi vuol dire nella zona è uno dei campi sicuramente migliori, però il discorso della convenzione da poter dare a un'associazione che poi lo gestisca in altre forme o comunque con altre finalità. E qui vengo al primo problema, cioè noi della scherma abbiamo fatto il passo inverso, cioè prima abbiamo messo i soldi nostri e adesso stiamo aspettando la convenzione, che è una cosa per cui ci hanno dato dei pazzi, nel senso che ci siamo esposti a un rischio non indifferente. È un qualcosa che Giuliana ha vissuto dall'interno del palazzo comunale, il sindaco e i suoi collaboratori sono stati messi al corrente diciamo quando si sono insediati, però è una situazione che non ci lascia tranquillissimi. Però nelle varie responsabilità o firme che uno mette, noi abbiamo deciso di mettere la firma sul mutuo che abbiamo chiesto, perché era la condizione necessaria per poter andare avanti con un'attività che oggi interessa circa 120 eporeghiesi e canavesani.